Ragazzi, questo pan brioche si crede cotone, sofficissimo. Scopriamolo insieme. Per il Waterloo mescolate farina, acqua, fate cuocere sul fuoco, raffreddare con la pellicola a contatto. Fate impastare farina, zucchero, lievito, latte. Aggiungete poi le uova, il sale, il Waterloo. Continuate a far impastare fino a ottenere un bel composto liscio che si stacca dalle pareti. Alla fine aggiungete il burro in due volte facendolo assorbire bene. Ecco un impasto bello liscio ed elastico. Prendetelo, rovesciatelo su un piatto infarinato, fate due giri di pieghe, formate una palla, coprite e fate riposare. Dopo riposo fate altri due giri di pieghe, così come sto facendo io, e vedete che il risultato sarà liscissimo. Adesso è il momento della lievitazione nella ciotola coperto bene con la pellicola. Dopo la lievitazione riprendete l'impasto, infarinate bene il piano, dividetelo in tre, ogni parte arrotolatela bene formando un sacchettino bello chiuso e fate riposare. Dopo il riposo prendete ogni panetto, stendetelo con il mattarello in una lingua e piegatelo così come sto facendo io nel video, formando praticamente una chiocciola. Prendete uno stampo da plum cake imburrato, metteteci tutte e tre le chiocciole e fate lievitare. Lievitato supererà il bordo, spennellate la superficie con uovo e latte e la cottura. Fate raffreddare bene, togliete dallo stampo ed ecco il vostro pan brioche davvero sofficissimo, sarà il migliore che voi possiate mai provare.